Desidero ringraziare di questa presentazione, di questa preparazione a questa iniziativa del capolavoro per Milano, quindi ringrazio i ricercatori, i due direttori che hanno collaborato per questo e poi tutti coloro che hanno reso possibile con la loro partecipazione, il sostegno economico, i consigli, la collaborazione questa esposizione, quindi la Diocesi di Milano, la Banca di Banca e gli altri. Ecco, io penso che questa iniziativa, il capolavoro per Milano, che ha avuto già diverse edizioni, non so, ecco, mi sembra come una specie di atto di riparazione al, se posso usare, ecco, ma al peccato originario del museo. Ecco, costruire un museo è una cosa necessaria, perché altrimenti tutto quello che qui è contenuto chissà dove sarebbe. Quindi è un'impresa che il Cardinal Martini ha voluto, che gli altri cardinali hanno sostenuto con un impegno economico molto importante per la Diocesi di Milano. Quindi costruire un museo come questo è necessario, perché d'altra parte un museo è anche un peccato. Un peccato vuol dire che tutte queste opere sono state fatte come un singolo tentativo di proporre una contemplazione. Quindi sono stati costruiti, sono stati pensati, desiderati dal committente, pagati, collocati in una chiesa, in una sala, ma per essere unici, perché uno solo di questi capolavori è sufficiente. Il fatto di metterli insieme, in una quantità così rilevante, fa sì che ciascuno diventi uno dei tanti. Quindi ecco, quello che io ritengo il peccato originale dell'esistenza stessa del museo è proprio questo, che le cose uniche diventano parte di una serie, di una collezione. Quindi anche il visitatore, dopo che ha visto quello che gli interessava, poi passa rapidamente le altre sale, perché appunto sono un po' come perse, ecco. Allora questo atto di... Quindi per questo dico, un capolavoro di Milano è una specie di atto di riparazione, perché insegna quel percorso che ogni capolavoro pretende per svelare il suo messaggio. E quindi per questo che l'impegno che tutto il personale, tutti gli studiosi e tutti i sostenitori del museo mettono per avere qui tutte queste opere, ecco, è come... diciamo valorizzato da questo singolo contributo di un'opera sola, che però per una volta, per tutti questi mesi, verrà proposta come se fosse l'unica opera che c'è, ecco, quindi con un cammino per entrarci, con un tempo richiesto per la meditazione. Ecco, quindi questo dialettica tra i molti, la serie, la collezione e l'unico, il capolavoro di quest'anno, ecco, a me sembra che sia un modo di valorizzare quel patrimonio che appunto è stato fatto per uno scopo, che non era quello di essere un museo, ma quello di aiutare la preghiera, la devozione, la meditazione dei misteri cristiani. Per questo anche il politico di Annone, ecco, così, cioè la gente vorrebbe che nella sua chiesa ci sia quell'opera che era lì per aiutare la preghiera, che è l'unica opera di quel genere in quel posto per quella gente, per quella chiesa. Ecco, quindi io vorrei dire che questa specie di dialettica tra la collezione e il singolo è un invito che io voglio fare, ecco, cioè che questa visita aiuti a entrare in quella capacità di vedere, di apprezzare, di lasciarsi condurre a una spiritualità che in fondo è
intenzione con cui gli agostiniani hanno voluto in casa loro questa splendida impresa che hanno chiesto al Perugino. Ecco, quindi io voglio ringraziare per questa tenacia con cui il nostro museo mantiene le due linee di impegno, quindi di valorizzare il capolavoro unico e di custodire invece tutta la collezione, e vorrei esortare, ecco, a quella attitudine a lasciarsi interpellare dall'opera d'arte come una storia di fede che provoca anche noi a una vita di fede. Ecco, per questo voglio ringraziare e augurare buona visita a tutti.